Ciao a tutti, sono Maddalena Lusso, una guida museale e collaboro con Ad Maiora presso l'Accademia Carrara di Bergamo. Purtroppo, a causa della situazione storica in cui ci troviamo, l'ultimo progetto espositivo dell'Accademia Carrara ha dovuto chiudere i battenti anticipatamente. Si tratta di una mostra dedicata all'artista rinascimentale Simone Petrezzano, che è stato maestro di Caravaggio. Il progetto espositivo è frutto di un lavoro importante di studio meticoloso che era volto proprio a mettere in luce la personalità artistica di Simone Petrezzano, che è più conosciuta per il suo lavoro in ambito milanese, rispetto invece al periodo di formazione veneziana che Petrezzano compie presso lo studio di Tiziano. Non ci sono delle notizie certe documentate rispetto a questo alunnato, ma possiamo solamente rintracciare le affinità pittoriche confrontando i dipinti di Simone Petrezzano con quelli di area veneziana del Cinquecento, ma soprattutto analizzando la costante volontà di Simone Petrezzano di firmare aggiungendo l'epiteto di alunno di Tiziano. Quindi costantemente Simone Petrezzano si firma sulle sue opere alunno di Tiziano. La mostra era improntata proprio a mettere in risalto questa prima fase incerta, confusa di formazione del pittore Simone Petrezzano presso la bottega di Tiziano a Venezia. Oggi volevo omaggiare la mostra che purtroppo, ripeto, ha dovuto chiudere anticipatamente, quindi i visitatori, che poi sono l'anima del museo, hanno avuto poco tempo a disposizione per sfruttare questo patrimonio artistico, per godere di questo patrimonio artistico. L'opera di cui voglio parlarvi è un'opera di piccolo formato, circa 50x30 cm, quindi un'opera maneggevole, realizzata infatti pensando ad una destinazione che è quella della devozione privata. Significa che il committente, quindi colui che ha richiesto la realizzazione di quest'opera, voleva tenerla per sé, per i suoi spazi domestici, personali, probabilmente la camera da letto, per pregare in una dimensione privata. Quindi il soggetto di questa piccola tavola devozionale è una deposizione di Cristo dalla croce. È una scena particolarmente drammatica che colpisce immediatamente per questo aspetto cupo, che è enfatizzato anche dall'utilizzo di un supporto speciale. La tecnica utilizzata da Simone Petrezzano, infatti, è olio su ardesia, quindi una pietra nera asciutta, opaca, che dà questo effetto di nero uniforme e vellutato che aumenta moltissimo la drammaticità dell'attimo, perché non ci sono riferimenti paesaggistici, quindi è annullata qualsiasi distrazione dall'evento che sta accadendo in questo momento. Quindi è un momento di concentrazione massima e Petrezzano sceglie infatti il momento in cui il corpo è già deposto dalla croce e Giuseppe di Arimatea insieme a Nicodemo lo stanno trasportando fino al sepolcro, che è, diciamo, orientato nel primo piano della scena. Quindi è un momento di decantazione del dolore, perché il dramma è, diciamo, la violenza è già passata. C'è questo momento di fortissima tensione dove addirittura la Vergine sviene e tutti i personaggi sono fortemente coinvolti, fatta forse eccezione dei due legionari romani che stanno, diciamo, chiacchierando fra di loro, incuranti di quello che succede. La tecnica esecutiva in questo caso enfatizza moltissimo il senso dell'avvenimento. L'ardesia è un materiale asciutto, è una pietra porosa che contrasta invece con la liquidità del colore olio, che è luminoso, è languido, è caldo. Peraltro Simone Petrezzano utilizza una gamma cromatica calda, quindi di aranci, di bruni, di toni rossastri, che vengono armonizzati giusto con il mantello della Vergine, che è sulle tonalità del blu e del violaceo, ma principalmente la tavolozza è dominata da questi colori caldi che ci accostano, ci permettono di accostare la pittura di Simone Petrezzano alla pittura invece di Tiziano della città lagunare di Venezia nel Cinquecento, che aveva una condotta pittorica proprio dominata da questi toni dorati, caldi, avvolgenti e languidi. Con questo spero di avervi dato un assaggio di quella che era la straordinaria mostra su Simone Petrezzano e spero che ci rivedremo presto e buona giornata a tutti. Thank you.